Con Pietro Malegori, regista del film Shukran, al cinema dall'8 al 10 luglio 2024. Ben trovato. Ben trovato, buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa hai raccontato? Il film si basa su un episodio realmente accaduto in Siria durante il conflitto ed è la storia di questo chirurgo siriano che deve operare un bambino d'urgenza, ma a un certo punto si rende conto che questo bambino è il figlio dell'assassino di suo fratello, quindi si trova davanti a una terribile scelta e dovrà capire come confrontarsi con questa nuova sfida, diciamo. Si basa su un libro di Giovanni Terzi, giornalista italiano, che si basa a sua volta su questo episodio realmente accaduto. Quindi tutto è partito da questa idea, che è stata sviluppata e poi riadattata e girata per rendere al meglio la storia in sé. È un film molto intimo, ci siamo concentrati principalmente sui personaggi e il rapporto tra i singoli personaggi, lasciando il conflitto un po' sullo sfondo, ecco. Com'è scattata la scintilla che ti ha fatto pensare, facciamone un film di questa storia? Tutto parte dal conflitto interiore del protagonista, quindi da lì poi è stata costruita la storia e poi costruendo il cast abbiamo incontrato Shahab Hossein, che è un attore iraniano straordinario, vincitore della Palma d'Oro di Cannes e dell'Orso d'Argento a Berlino. E lui credo che abbia saputo interpretare al meglio questo personaggio e restituire con le sue mille sfaccettature, con questa sorta di presenza che lui ha poi in scena, un personaggio per me è unico. Com'è stata la scelta del cast? Dato che è una coproduzione internazionale e dato che il film è stato girato interamente in lingua araba, con tutta una serie di accenti siriani, ci sono i personaggi che abitano a Damasco, quindi hanno un accento più di Damasco, ci sono dei personaggi che abitano fuori dalla città, quindi hanno un accento con un'inflessione diversa, è stato fatto un lavoro molto accurato sulla lingua, quindi abbiamo dovuto costruire un cast composto principalmente da attori che potessero parlare la lingua, quindi attori principalmente francesi. Abbiamo Camelia Giordana, attrice magnifica, che adesso in Francia sta lavorando su più produzioni e interpreta la perfusionista che assiste il nostro protagonista durante gli interventi. Abbiamo Sliman Dagi, che è un attore algerino pazzesco, anche lui ha lavorato su più di 100 produzioni francesi, anche lui ha saputo restituire al meglio il suo personaggio. Abbiamo Abdelhafim Metalsi, che è un altro attore pazzesco che interpreta il fratello, e poi abbiamo la protagonista, che è un attore iraniano, trapiantato a Los Angeles, che ha dato per me la migliore interpretazione. Quindi diciamo che il cast è stato costruito su attori principalmente francesi e poi tutta una serie di comparse e personaggi minori, anche lì abbiamo fatto un bellissimo lavoro sul territorio, coinvolgendo profughi siriani, attori siriani minori, in modo da restituire quell'autenticità che io cercavo per una storia di questo tipo. Questo titolo? Il titolo parte dal libro, significa grazie in arabo. Ed è una sorta di messaggio che il film vuole dare, ed è la parola che poi la madre di questo bambino, il ringraziamento che questa madre fa al medico per salvare il bambino, quindi diventa un ringraziamento più universale, più un messaggio che ci terrei diventasse universale in un contesto come in quello in cui viviamo in questi tempi. Proprio a proposito del messaggio, cosa ti ha colpito e cosa hai voluto sottolineare di questa vicenda? Io in particolare mi sono voluto concentrare su, ripeto, il rapporto tra i singoli personaggi, il rapporto tra i padri e i figli, in particolar modo, e raccontare più l'effetto che questo conflitto, che comunque ogni conflitto possa avere sulle singole persone. Faccio un esempio, ogni personaggio all'interno del film ha perso qualcuno a causa della guerra. Chi un figlio, chi un fratello, chi un padre. E questo si legge sui volti dei personaggi, perché ripeto, era un po' l'idea alla base del film, cioè concentrarsi sui singoli personaggi, raccontare una storia in modo molto personale, intimista, tralasciando la guerra sullo sfondo. Quindi quello che si vede poi sullo schermo non è un film d'azione, ma è un film drammatico dove si vedono gli effetti di queste azioni che porta al conflitto. Che tipo di distribuzione hai scelto? Eagle Picture è salita a bordo credendo in questo film, che è un film indipendente, ma appunto che racconta una storia importante, fatta di grandi valori, e è stata pensata una distribuzione nazionale su tutto il territorio, invece di fare sale più mirate, proprio perché il messaggio del film è così forte che andava distribuito appunto in maniera più capillare. Ecco, poi essendo un film in lingua, noi ovviamente
speriamo, e anzi siamo volti più anche all'estero, quindi avendo coinvolto attori francesi, una produzione francese, anche lì ci aspettiamo una buona risonanza anche in Francia più avanti, una buona risonanza in Europa e magari, grazie ai Gold Feature, una risonanza anche più internazionale, magari negli Stati Uniti, quindi può evolvere in diversi modi. Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo? Il sito della produzione e c'è una pagina social che è Shukran il film, dove eventualmente si possono seguire nuovi sviluppi e canali. Ecco. Il film Shukran al cinema dall'8 al 10 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Pietro Malegori. A presto! Grazie, a presto. Grazie a tutti.